terza domenica di Avvento. Il cammino si fa sempre più stringente, impegnativo, perché la conversione del cuore non è uno scherzo. Cambiare la vita è una fatica, è un lavoro, anche se alla fine di essa c'è, è come un portale che ci apre alla gioia. Questa terza domenica di Avvento è chiamata anche la Domenica in Letare. Forse noterete che il sacerdote durante la celebrazione eucaristica porta la casola, la pianeta di color rosa, rosaceo meglio, come per attutire il viola che è una consuetudine come colore durante il tempo di Avvento, che ha un tono anche penitenziale, cioè di conversione. Perché è chiamata la Domenica in Letare, tanto che l'antifona iniziale dice proprio così: rallegratevi sempre nel Signore, ve lo ripeto, rallegratevi, perché il Signore è vicino. Ecco il motivo di questa allegrezza interiore, che non è una gioia sguaiata, è proprio una letizia che tocca l'intimità. Perché sta avvenendo, o facciamo memoria, di uno che è venuto a portare il lieto annuncio ai miseri, a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la libertà agli schiavi e a promulgare l'anno di grazia del Signore. Dice esattamente così. Ecco il motivo di questa intima gioia. E allora la domanda è: come si costituisce questa gioia, o meglio, come la si custodisce, come la si trattiene, come la si difende? Siate sempre ardenti nel vostro pregare, pregate senza stancarvi mai, dice San Paolo. È l'unico modo per non spegnere dentro di noi l'ardore di questa consolante presenza di Gesù. Non stancatevi mai di pregare, perché la preghiera è proprio questo intimo contatto con il mistero di Dio. È l'anima umana che si confida e si affida. Ecco, noi cristiani che siamo consapevoli di questa presenza misteriosa ma reale di Cristo nel mondo e nella storia degli uomini, saremo sempre, come dice appunto la pagina del Vangelo, siamo e resteremo sempre una voce che grida nel deserto dei cuori del mondo. Noi dobbiamo avere il coraggio di proclamare, nonostante questo deserto che molto spesso il cristiano, penso là dove in modo particolare la Chiesa sta soffrendo delle pene grandissime, e allora è una fatica grande, è una fatica grande rimanere dentro questa gioia della proclamazione di uno che è il significato della vita. Spesso a noi ci sembra di essere inutili, che la nostra missione come discepoli del Signore nel mondo e nella storia pare essere quasi così, un soffio di vento che passa e non lascia nessun risultato. Rendete dritta la via del Signore, dice il Vangelo, perché in mezzo a voi sta uno che non conoscete, ma che è il significato di tutto.